Back to school haul. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Bianca e questo è il mio canale. Oggi vi faccio vedere tutti i vestiti che ho preso per il ritorno a scuola, che io inizio domani. Sono andata in diversi negozi. Sono andata da Primark, da Bershka, da oddio, non mi ricordo più, da Stradivarius e da Oysho e anche da JD Store. Anche se ho tutto mixato, cioè ho tutto in una borsa, vi faccio vedere tutto e vi dico le marche, anche se la maggior parte delle cose sono di Primark. Non badate al casino, è soltanto che devo ancora finire di sistemare la camera da quando me l'hanno pitturata. Iniziamo subito da JD Store, che è un negozio di scarpe, e ho preso delle scarpe per iniziare scuola e ho preso le Air Force One, tutte bianche, normalissime, perché sono semplici, comode e posso usarle sempre, insomma. Quindi ho optato per queste, così almeno so che mi piacciono sempre e che le indosserò tutto l'anno. Per iniziare faccio vedere questo pigiamino che ho preso da Primark, che sembra quello di Victoria's Secret, ma appunto è quello di Primark, con la camicetta rosa a righe e i pantaloncini così corti abbinati alla maglia. Stanotte ho dormito con quello ed è comodissimo. Sempre per le cose che non mi servono a scuola, questi pantaloni qua del pigiama lunghi di Hello Kitty, che ormai stanno spopolando su TikTok. Li amo, sono super comodi e caldi e bellissimi. Ora, a parte qualcos'altra roba che sono là in mezzo, sono tutte cose per scuola. Ovviamente, vabbè, anche per andare in giro, ma vabbè, ci siamo capiti. Iniziamo subito da questo body bianco di Primark a maniche lunghe, che ho provato a usare anche con i pantaloni di Hello Kitty ed è stupendo. Madonna, sti capelli, raga. E lo amo. La mia amica mi ha detto che dopo un po' di lavaggio diventerà trasparente, però speriamo che non è così, perché comunque è bellissimo questo body. Poi questa maglia, sempre di Primark, della Rolling Stone, così un po' rovinatina, l'ho perdata e la amo. Poi cambiamo negozio, questo l'ho preso da Stradivarius, è una felpina un po' attillata grigia col cappuccio, e questa io stavo pensando di metterla con i body, sì, con i body che ho preso, maniche lunghe, ma c'è anche quello rosso, anche se boh, forse non ci sta tanto bene. Sempre body, ho preso questo qua di sempre Primark, maniche lunghe, soltanto che è beige, quindi sì, è beige appunto, cambia. Poi ho preso questa felpa qua, che appena l'ho vista ho detto deve essere mia, super iper lunga e grande, con scritto Dallas, Texas, perché non mi ricordo neanche il film, ma l'ho già sentito. Mi pare, se non mi sbaglio, da Young Sheldon, però non ne sono sicura 100%. E in più la scritta è leopardata. Ultimo body che ho preso è questo qua di Primark, sempre maniche lunghe, nero. Ce n'era anche uno rosa, però non mi convinceva il colore, non era sicura che lo indossavo, quindi non l'ho preso. Poi ho preso questa borsa in telo, sì, con la B, perché magari mi serve effettivo per arte, oppure per catechismo, oppure appunto per fare i pigiama party, porto questo. Oh ragazzi, ci sono solo cose di Primark, quindi top. Questa qua è la felpa, appunto di Primark, con scritto Rodeo, e l'amo, cioè è proprio, è gigante, è bellissima, amo. Sempre dai Primark ho preso questi jeans grigi, baggy, e sono strabelli. Non avevo mai preso jeans da Primark, a parte quelli corti, ma questi sono top. Sempre dai Primark ho preso questi elastici neri, perché vabbè, dai, servono sempre, e quindi sì, li ho presi. Questi jeans li ho presi da Bershka e li userò il primo giorno di scuola, quindi domani. Sono lo scuro con le macchie chiare e sono tipo strabaggy e anche un po' cargo, e li amo, sono bellissimi, quindi non vedo l'ora di metterli. Questa maglia è bellissima, l'ho presa da Bershka
E anche questa la userò prima di ogni scuola. È bianca, semplice, con questo disegnino qua che mi ricorda stratanto Dress to Impress. E il dietro è ancora più bello perché è super, super colorata ed è anche gigante. E anche qua mi ricorda un sacco Dress to Impress barra anni 2000, 2001, perché qua c'è scritto 2001, quindi credo che sia ispirata a quell'anno. Ma raga, sti capelli! Vabbè. Ritorniamo a Stradivarius, l'ultimo capo che ho preso da Stradivarius, ed è questa felpa qua. Ho preso un sacco di felpe, raga, vabbè, va benissimo lo stesso, con scritto Paris, con due ciliegie. È bellissima, soltanto che secondo me è un po' leggera, però va benissimo lo stesso. Poi, da Oysho, ho preso due costumi, questo qua intero, rosa con i bordi bordeaux ed è strabello, raga. Mi piace un sacco. Quando stavo togliendo l'etichetta, mia mamma fa: "Ah, ma perché non me lo sono presa anch'io?" È troppo bello, raga. Poi voi vi chiederete: "Ma perché prendi un costume questo ora?" È perché io vado al mare prossima settimana. Poi passiamo a un altro che è viola. Vabbè, si è già slacciato. Evviva i fiocchetti. Viola con il sopra a triangolini. E raga, è bellissimo perché non ho mai visto un costume così tanto viola. Poi, cosa non è bellissima, ho preso un reggiseno. Poi, sempre da Primark. Poi, sempre da Primark, ho preso questi calzini bianchi e, scusate, questo portafoglio con la B bianco, raga. Amo, mi piace troppo. Ultima cosa che ho preso che non era per il back to school, era questo toppettino di Bershka. Che per chi mi conosce l'avevo già preso, questo qua, è al contrario, lo giro un attimo, ok, questo qua, che piccolo, chi mi conosce sa che l'avevo già preso, ma l'altro, lavando la lavatrice, non sapendo che non si poteva lavare la lavatrice, si è rovinato e è diventato raga, non so parlare! Ed è diventato tutt'altro colore. E poi in più il mio cane me l'aveva tutto rovinato. E avevo provato ad usarlo per andare in giro. Però si vedeva troppo perché il buco è qua. Quindi questo è quello che ho comprato per il back to school. Spero che vi sia piaciuto. A me è troppo. Veramente lo amo. Ah, in più avevo preso, cioè, ho preso anche un regalo per la mia amica che domani è il suo compleanno e vado alla sua festa. Però vabbè, sono dettagli, non posso farlo vedere. Perché magari vede questo video e non te lo posso spoilerare. Comunque, spero che vi sia piaciuto questo video. Ci vediamo alla prossima. Ciao!